Buon lunedì pomeriggio a tutti i nostri telespettatori, ben trovati per una nuova edizione del telegiornale. Telegiornale, ma un po' tutto il pomeriggio sarà particolare perché ci sono i ballottaggi per quanto riguarda il rinnovo dei sindaci. Nel caso che ci interessa da vicino sono due le città ancora senza primo cittadino, Montecatini e Agliana, e vi terremo compagnia un po' tutto il pomeriggio. Ora però i titoli delle principali notizie. Mancano pochi minuti alla chiusura delle urne, a metà pomeriggio conosceremo i nuovi sindaci di Montecatini e Agliana. Su TVL la diretta dello scrutinio dalle 15 in poi. È dell'artista Anna Nigro il palio della prossima giostra dell'Orso di Pistoia. Intanto i festeggiamenti Jacopè prenderanno il via il 1° luglio con la sfilata d'apertura. Sul palco del Parco Pertini di Agliana, in occasione della stagione estiva del Teatro Moderno, si sono esibiti i funambolici The Black Blue Brothers, un gruppo africano proveniente dal Kenya. Vi dicevo, sarà un pomeriggio in compagnia, speriamo, di tutti i nostri telespettatori per conoscere un po' i risultati del ballottaggio. Intanto si conferma il calo dell'affluenza alle urne per quanto riguarda questo turno di ballottaggio rispetto al primo turno. Il dato è fermo alle 23 di ieri perché il prossimo sarà a urne chiuse che avverrà quindi dopo le 15. Il dato provinciale parla di un meno 14 rispetto alla stessa rilevamento del primo turno di 15 giorni fa. Nello specifico, nei due comuni interessati dai ballottaggi, Agliana sono andati a votare il 41,5% degli aventi diritto, meno 11,8%, a Montecatini il 35%, è andata quindi anche peggio, meno 15,7%. Vedremo se poi recupereranno i due comuni in questa mattinata e fino alle 15. Intanto andiamo a sentire che aria si respira dal nostro Massimo Pannocchi a Montecatini Terme. Massimo. Sì, allora Maurizio, intanto ti do un aggiornamento sull'affluenza. Alle 13.40, quindi pochi minuti fa, almeno in un seggio, ma comunque la tendenza è abbastanza uniforme, siamo al 51,41%, quindi un dato abbastanza soddisfacente se si considera appunto il dato di ieri sera e il dato del turno, del primo turno, che era poco oltre il 58%. Le urne si chiuderanno come noto alle 15, quindi sta comunque ancora confluendo gli elettori qui noi siamo alle scuole Pascoli appunto a Montecatini, quindi stanno continuando a venire a votare. La sfida, come è nota, è tra il sindaco uscente Luca Baroncini, e appoggiato e sostenuto dal centrodestra, un'espressione del centrodestra, e il candidato civico sostenuto dal centrosinistra Claudio Del Rosso, una differenza di 591 voti a favore di Luca Baroncini, ovvero un percentuale intorno al 6,5%. Vedremo se sarà colmato. C'è da dire che non ci sono stati apparentamenti, come abbiamo già detto durante questi ultimi giorni, né dall'una né dall'altra parte. C'è stata però un'intenzione di voto, quella dichiarata dal leader di Montecatini al centro, Alberto Lapenna, nei confronti di Luca Baroncini. Vedremo se questo potrebbe in qualche modo fare la differenza. Dal punto di vista invece del centro-sinistra, quindi da Claudio Del Rosso, non ci sono state dichiarazioni di voto né da Edoardo Fanucci, altra espressione quantomeno di orientamento di origine di centro-sinistra, anche se al suo interno ci sono ovviamente figure di centro-destra. Quindi il voto è quanto mai incerto. Un'ultima curiosità che ti do, prima ovviamente di tornare in studio, questa mattina c'è stata una persona anziana su una sedia a rotelle, accompagnata da una persona badante, quelle che si chiamano badanti, è arrivata al seggio, non ha potuto votare fino a quando la stessa badante non è andata, come richiesto dal presidente di seggio, il 10-11 di via Garibaldi, l'istituto alberghiero, fino a quando la stessa badante non è andata a prendere a casa il proprio certificato elettorale, quindi è tornata al seggio ed è entrata accompagnando appunto la persona disabile per il voto. Adesso è tutto, ci risentiamo per il collegamento nella puntata che seguirà appunto il telegiornale. A te la linea.
Bene, allora ci rivediamo con il nostro studio che appunto ci accompagnerà tutto questo pomeriggio a conoscere i due sindaci intorno alle 15. Andiamo ad Agliana, al secondo comune al ballottaggio in questa tornata elettorale. Marta Quilici. Sì, ciao Maurizio, buongiorno a tutti i telespettatori e le telespettatrici. Anche ad Agliana lo scontro è tra le due coalizioni di centrodestra e centrosinistra. Luca Benesperi, sindaco uscente, al primo turno ha conquistato il 47% delle preferenze circa, e contro di lui il centrosinistra, Luca Benesperi centrodestra, centrosinistra con Guido Delfante, candidato sindaco sostenuto dal PD e da un'ampia coalizione di centrosinistra che al primo turno si è fermato al 37%. Anche ad Agliana non ci sono stati apparentamenti ufficiali, ma sono solo dichiarazioni di sostegno esterno dai candidati esclusi dal ballottaggio, ovvero Ambra Torresi, che ha creato una lista di centro sostenuta da Italia Viva, UDC e altre liste civiche, che ha dichiarato il suo sostegno a Luca Benesperi, anche se la decisione in realtà poi ha spaccato la formazione centrista di Ambra Torresi, perché una parte invece ha criticato la decisione del sostegno a Benesperi, mentre il Movimento 5 Stelle ha dichiarato il suo sostegno a Guido Delfante. Ovviamente le urne non sono ancora chiuse, l'affluenza, come dicevi, effettivamente in calo. Noi vi aggiorniamo dal seggio di Via Livorno, che è il seggio centrale di Agliana. Ovviamente ad urne chiuse sapremo darvi ulteriori dettagli, per il momento il quadro è questo. E allora seguiteci dalle 15 circa in poi TVL. Conta la rovescia a Pistoia per la giostra dell'Orso, intanto è stato presentato il palio. Pistoia si prepara ai festeggiamenti jacopei. Il via sarà il 1° luglio con la tradizionale sfilata d'apertura per le vie del centro, che si concluderà allo stadio dove la sera si svolgerà la finale del torneo di calcio dei Rioni. Un percorso fatto di eventi e manifestazioni religiose, tradizionali come la vestizione della statua del santo sulla facciata dell'uomo, e laiche nelle diverse competizioni sportive che compongono il programma. Quindi sarà la volta delle prove della giostra che i quattro rioni, Cervo Bianco, Leon d'Oro, Grifone e Drago, si contenderanno la sera della festa di San Jacopo il 25 luglio. Per la quale negli ultimi anni, con un grandissimo ritorno e risonanza di turismo straniero, ci aspettiamo veramente una settimana e un periodo molto intenso per i festeggiamenti jacopei, perché i rioni si sono organizzati bene in questi ultimi anni e stanno promuovendo bene tutte le varie iniziative, e quindi siamo ben felici di questo, di dare un supporto al comitato. Sono quattro realtà che si stanno difendendo nonostante questi periodi non siano di quelli più favorevoli, grazie all'amministrazione, perché comunque ci mette in condizioni di trovare sempre delle soluzioni. San Jacopo, protagonista del palio, quest'anno dipinto dall'artista Anna Nigro, un'opera che, omaggiando anche Marino Marini, di cui è riprodotta la scultura Il Miracolo, che si trova a Palazzo di Giano, ha in primo piano i cavalli. Ho voluto che con la loro potenza, con la loro bellezza, uscissero fuori da questa tela enorme che ho creato. I funambolici The Black Blues Brothers erano al Parco Pertini di Agliana. Sul palco del Parco Pertini di Agliana, la stagione estiva del Teatro Moderno, si sono esibiti i funambolici The Black Blues Brothers. Questi ragazzi arrivano dal Kenya, sono di una piccola cittadina vicino a Mombasa e Malindi, e quindi la costa del Kenya bellissima, e eseguono le loro acrobazie per gioco in spiaggia prima di essere notati da un gruppo di professionisti, di coach, che li invitano a Nairobi a formarsi veramente a Sarakasi, una scuola di acrobazie. The
The Black Blues Brother, un gruppo di acrobati che vengono dal Kenya ma hanno il ritmo del blues nel sangue. Uno spettacolo straordinario. Pensate che questi ragazzi sono arrivati 2 settimane fa di ritorno dal Moulin Rouge di Parigi. Sono un gruppo capace di una energia contagiosa. Andiamo a Piano Sinatico, sulla montagna Pistoiese, per una rievocazione storica dei combattimenti lungo la linea gotica. L'altro lato del Caposaldo, museo storico della linea gotica di Piano Sinatico, ha organizzato La Storia Prende Vita, una rievocazione storica dal vivo. Questo evento rappresenta un'occasione unica per immergersi nella storia attraverso ricostruzioni realistiche e coinvolgenti. Qui all'altro lato del Caposaldo stiamo sperimentando questa esperienza per la prima volta di provare a realizzare, grazie all'associazione Croce di Ferro, una rievocazione storica di un combattimento fra americani e le truppe tedesche che presidiavano qui il Caposaldo di Piano Sinatico. Io sono di Terni e abbiamo associati praticamente da tutta Italia, ma più che altro qui dalla Toscana, dalla Liguria, altri miei compaesani. E quindi siamo un po', ecco, di tutta Italia, e facciamo questo come passione, per cercare di far ricordare a chi ci guarda determinati fatti che sono avvenuti e che purtroppo stanno perdendo ogni anno gli effettivi testimoni. Sperando che questo esperimento possa diventare un appuntamento annuale, cercando poi in futuro di variare la tipologia anche dello scontro e anche la tipologia dell'ubicazione, di quello che poi sarà lo sviluppo di questa esperienza, sperando che sia ben vista e anche apprezzata poi dal pubblico con il passaparola e con i vari appuntamenti che il nostro piccolo museo continuerà ad offrire durante l'arco estivo della stagione. I paracadutisti del 183° Reggimento Nembo hanno partecipato all'evento promozionale sportiva 24 che si è tenuto la scorsa settimana presso il Parco Orzali a Monsummano. In occasione di questa manifestazione, i militari dell'esercito hanno allestito il mini training camp, un percorso ad ostacoli che ha coinvolto bambini e ragazzi in attività ludico-sportiva e che ha messo alla prova per coordinazione motoria ed equilibrio. Notevole successo ha riscosso anche lo stand espositivo di mezzi e materiali della Forza Armata, arricchito dalla riproduzione di una falsa carlinga che ha permesso a grandi e piccoli di vivere per qualche minuto nei panni di un paracadutista e di seguire le procedure per arrivare alla porta, apprezzandone un po' d'emozione. Inoltre i paracadutisti del Nembo hanno proposto dimostrazioni di metodo di combattimento militare, evidenziando l'importanza della preparazione fisica e dell'allenamento, attività che caratterizzano la professione del soldato. Vi lascio alla nuova trasmissione Pizza Academy, poi dalle 15 speciale elezioni per sapere in diretta insieme a noi quali saranno i sindaci dei comuni di Montecatini Terme e di Agliana. A seguire, vedremo se poi ci sarà spazio, altrimenti lo rimanderemo, tra le righe un libro a settimana, la rubrica a cura di Silvia Cocchini, Valentina Fiorineschi, Simona Priam e Linda Raffaelli. Pagine di vita seguirà e chiuderà il pomeriggio con la rubrica a cura dell'Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali. Alle 19
torniamo noi per il telegiornale, il primo della sera, seguirà poi anche un riepilogo di quanto accaduto oggi a livello di ballottaggio elettorale. Comunque, insomma, seguiteci per questo pomeriggio, vi terremo informati. Per il momento però è tutto, grazie per la cortese attenzione.